E da poco sera, quando la voce piena, potente e brillante di Chiara Taigi accende l'emozione nella piazzetta di Filignano, è l'inizio del gala lirico che conclude la 33esima edizione del Festival Omaggio a Mario Lanza. Grazie a tutti i cittadini di Filignano, ma soprattutto al ricordo, al cuore di questo grandissimo artista come Mario Lanza, che ha saputo dare tutto, la sua vita alla musica. E quindi i giovani, i nostri giovani, quelli che stanno nascendo adesso, possano ricordare quest'uomo meraviglioso che aveva questa attitudine sempre di stare con questo corpo, esprimeva tutto l'amore, tutta la vita, tutta la gioia che c'è per la musica, tutta quella che noi artisti veri diamo. E spesso non abbiamo famiglia e tutto, perché diamo tutto all'arte. Chiara Taigi, soprano di fama internazionale, spesso protagonista in TV, ha condiviso parte del suo percorso con Renata Tebaldi, contemporanea di Mario Lanza, definita voce d'angelo da Toscanini. Grazie a questi trascorsi arrivano fino a noi aneddoti inediti. Renata era una golosona e quindi Mario ha voluto dividere questa pizzella rossa con la mozzarella, l'unica che c'era rimasta con Renata. Lei disse: ma Mario, tu hai il cuore talmente grande, colmo di generosità, che sei più alto di tutti gli uomini che ho mai conosciuto. Una serata di emozioni in crescendo, visibili sul volto del giovane tenore spagnolo Joan Lainez. Ci confida di aver consumato le registrazioni di film e le incisioni di Lanza, ma il suo coinvolgimento va oltre. Io credo che la memoria del maestro è qui con noi, è molto importante, perché la risposta del pubblico è stata fantastica, l'orchestra ha sido incredibile, è stato inflato dell'espirito di Mario Lanza. Per una notte, per un intero festival durato 7 giorni o per la durata infinita di un'emozione, questa piazza, tra la chiesa e il Tiglio, che da quasi 3 secoli testimoniano l'amore di una duchessa per il suo nobile consorte, continuerà a parlarci di Mario Lanza.